abbiamo pescati qua, ne era una vicino, saranno circa un quintaglio e mezzo. Abbiamo gli arrivamenti di ungue, però ormai i granchi hanno mangiato tutte le ungue, quindi siamo costretti a pescare solo granchi. Qui siamo a Porto Tolle, uno dei più importanti comuni del Delta del Po. Questa zona è molto importante per quanto riguarda la produzione di vongole veraci. Circa aprile-maggio vi è stato un peggioramento della situazione ambientale, nel senso che vi è stata l'esplosione della presenza di questo crostaceo, il granchio blu. Cos'è successo nell'arco di qualche mese? Che ha praticamente impoverito gli ambienti, ha mangiato pesci, larve, novellame, ma soprattutto i molluschi, e la situazione adesso della zona è molto grave, è molto critica. Io sono 33 anni che faccio il pescatore, mai visto in vita mia un fenomeno di questa proporzione. Ogni galleggiante è attaccato a una nassa. Queste nasse sono state fatte esclusivamente per pescare i granchi, perché noi dobbiamo eradicarli dalle nostre lagune, perché sennò noi non potremo più produrre né più vongole e né più cozze. Questa nassa è stata svuotata in circa un'ora fa e già noi abbiamo 4 granchi dentro. Questa per esempio è una femmina. La femmina è già rientrata dal mare e ha già deposto le sue uova. Ne fa circa dai 700.000 ai 200 ai 2 milioni di uova a covata. Questo granchio non fa parte del nostro habitat, è un intruso che è venuto a distruggere tutto il nostro habitat. Si parla di un danno adesso già prossimo all'80-90%, interessa circa 2.000 lavoratori, pescatori, raccoglitori nell'area del Delta del Po. Se ci giriamo attorno, dove ci sono tutti questi pali, erano le zone dove che noi mettevamo il seme a ingrasso, perché poi per riuscire a vendere le vongole. Adesso come possiamo noi a sopperire alla mancanza di queste vongole, che a noi ce le pagavano 8 euro, riuscire a vivere con questi granchi che hanno una media di dai 40 centesimi all'euro e mezzo per chilo? È quasi impossibile. Noi rivogliamo le nostre vongole, perché le vongole erano una peculiarità del nostro delta. Io a 50 anni, che dopo 30 anni che faccio il pescatore, che tipo di mestiere è che posso fare? Io so solo fare il pescatore.